Bene, cominciamo con una delizia che piace alla gente, i macaroon. Giulia, ne ha solo uno? Vabbè, non è giusto. Così tanti? E sono miei. Forse condividi? No! No! Vabbè. Io ho degli occhi giganteschi. Dai, basta! Non mi hai spaventato. Sei così bravo, Ethan. Vabbè, ne ho così poco, ma è buono. Hai ragione. Voglio ancora. Anch'io. Io ho un'idea. Prendiamo un po' d'Emma. Vabbè, vai. Così? Sono bravissima. Posso provare anch'io? Vai. Ragazzi, ma lasciate Emma senza niente. Oh, che buono che è. E anche noi ne abbiamo tanti. Ma rubate! 1, 2, 3. Aglio per tutti. Non è il piatto migliore, Ma io ne ho tanto, non voglio. E tu? Io ne ho tantissimi. Io ne ho uno. Vabbè, però sono visto comunque. Ethan, fai prima tu. Sii coraggioso. Ma perché? Che puzza. E il sapore com'è? Vabbè, indovina. Ancora peggio. Povero Ethan. Lasciatemi in pace, vai Emma. Vabbè, devo. Forse... No, mangia. Ma è puzza. Che schifo. Ma io te l'avevo detto, Giulia. Vabbè, tocca a te. Mi sta chiamando qualcuno. Siediti. Vabbè, vabbè. Così va meglio. Sono forte, posso farcela. Ethan, dai, non essere così cattivo. Guarda, com'è divertente. Perché ho accettato, Sai cosa chi manca? Un vampiro. Dai, su, smettila, Ethan. Ancora un po'. Mangia, o mangio te. Vattene, è già abbastanza difficile senza questo. Dai, sei verde. Sto morendo. Grazie al cielo, è finalmente finita. E vabbè, stai là. Ragazze, avete sconfitto un vampiro. Che bei tempi passano, tra poco abbiamo i pancakes. Ognuno ha le sue porzioni, alcune più colorate delle altre. Sto morendo dalla fame, comincio io. Allora, aggiungo le M&M's e la panna montata. Che bello. Da leccarsi le dita. Dai Emma, vai. Anch'io lo migliorerò. Ma prima lo ingrandisco. Vabbè, il mattarello mi aiuterà. E metto anche la panna montata. Sto usando l'intero barattolo qui. E aggiungo i marshmallows e le M&M's. E questa è una torta. Una torta gigantesca e molto buona. Ma come che fai a mangiarla? Non preoccuparti, mi cavo benissimo. Anch'io voglio di appiattire il mio. Passami per favore il mattarello. Ecco. Così, così. Sta cadendo. Su di noi. Vabbè, scusa. Prendi, prendi. E ora le gomme da masticare. Ethan ne ha tanti. Giulia un po' di meno. Emma, vabbè, ne ha solo uno. Vabbè, dai, su. Indietro. È mio. Cominciamo. Che buona che è. Guarda, dai. Io ce la faccio, Vabbè, su. Anch'io ho la gomma. Giulia, io ho una domanda. Allora, possiamo ipnotizzarlo? E prendiamo tutto. Sì, io ho una cosa speciale qui. Ethan. Cosa? Guarda qui. Ha funzionato.
Allora le ho legato le mani. Prendi la gomma. Cosa? Smettetela, è mia. No. Ci abbiamo ingannato. Datemelo per favore, ladre. Dai, basta con le grida. Dobbiamo calmarci un po'. Ecco. Ben fatto. I non butter dog e i limoni sono serviti. So che non sono i preferiti di nessuno, ma voi tre dovrete comunque superare quello che c'è nei vostri piatti. Giulia, comincia tu. Va bene. Che schifo. Dai, fai it. Va bene. Troppo aspro. Voglio piangere. Emma, vai tu. Vabbè. Aspro. Ma posso comunque mangiarlo. No, non posso. Vabbè, sputa. Forse ci serve il succo. Grande idea, Giulia. Ho un rubinetto. Ethan, passa un bicchiere. Ecco. Vabbè, funziona. Vabbè, un bicchiere non è abbastanza. Non preoccuparti. Vabbè, i due non bastano. Dammi ancora. Ecco, ho uno così. Anche questo è pieno. Vabbè, tieni il piatto. Vabbè, non aiuta. Vabbè, andiamo a prendere ancora. Vabbè. Che schifo. Idem. Dai, prepara qualcosa. Ecco. Gli ho do. Uno ne ha uno, Giulia un po' di più e Ethan ne ha tantissime. Vabbè, io vado per prima e voglio aggiungere del ketchup e del sinep naturalmente. Wow! E per me? Dai, vai via. È buono. Sembra proprio così. Ethan, vai avanti. Questo è il giro migliore. Ma posso prendere la salsa? Certo. Che bello! Ita mangia troppo. Non posso fermarmi. Tocca a me. Esse. Non lo so. Cosa? Io farò uno scherzo. Penso che le piacerà. Ita, questo è per te. Ancora? Non ce ne sono mai abbastanza. Divertente. Cosa c'è di meglio di una gomma? Io penso che niente. Giulia ne ha tantissimi. Ethan un bel po'. Ma ne ha uno solo. Vabbè, io volevo di più. E io sono contento. Io la mangerò per tutta la vita. Ma guarda. Ethan, guarda. Ecco. Io ne ho tantissimi. E le mangio già tutte. Che buone che sono. Guardate quante ne ho. Forse basta, eh? Anche se io ne ho di meno. La gomma è sempre una gomma. E io voglio di più. Ecco. Un po' di magia. Guardate! Come hai fatto? Ora sono soddisfatta. È il momento di fare le bolle. Sto volando! Wow! E io ce la farò? Anch'io volo! Volo! Ma guarda! Cosa? Ma anche tu? Dove state andando? Ciao a tutti! Finalmente iniziamo la sfida! E sono stato subito sfortunato! Mi sono trovato con un solo pacchetto di gomme! Io ho tanto molto di più! Io! Tantissime! Alex è sfortunato! Ma prima puoi mangiare la tua gomma! Almeno qualcosa di bello! Adoro Ubba Bubba, soprattutto il gusto bubblegum.
Ma cosa stai facendo? Vabbè, mica sono una spasatura. Che bello! Guardate, adesso farò una bolla bellissima. Uno, due, tre, quattro, cinque. Buona! Guardate che bolla che farò adesso. Wow! Cosa stai facendo? Ok. Adesso vado io. Allora, per prima cosa elimino l'involucri. Conosco anche un trucco che mi aiuterà molto. Wow, fantastico! E ora è il momento di mangiarli. Aspirazione delle labbra attivata. Wow, che bello! Guardate che bolla gigante! Non le permetterò di gonfiare la bolla più grande della mia. Ma perché? Ma cosa hai fatto? Che schifo! Non solo hai fatto scoppiare la mia bolla, ma hai anche preso le mie sopracciglia! Come farò a vivere adesso? Incollali di nuova. Ok, dai, Mira, tocca a te. Allora, devo eliminare l'involucri, ma io ho un attrezzo speciale per farlo. Ecco, un modo molto efficace. E ora... posso mangiare uno per uno. Siete pronti a vedere una bolla veramente gigante? E allora adesso la vedrete. Mila, andiamo, è troppo grande. Che cosa facciamo ora? Come la riportiamo sulla terra? Io ho un'idea. Dobbiamo far scoppiare la bolla. Alex, spara. Ma perché io? Ma perché altrimenti Mila andrà nello spazio. Dai, sbrigati. Mancato. Dai. Vabbè, faccio io. Sto cadendo. Pensavo già di dover fare amicizia con gli uccelli. Sono davvero felice di vedervi. Ecco, io sono un melograno. E io ho 5. No, ce n'è di più. Guardate la mia torre. Il mio è il più buono, dai Mila, mangia per prima. Vai, mi piace molto il melograno. Guardate come sono appetitosi. Tuttavia, non è molto comodo mangiarlo. Ma io ho sempre con me le pinzette per queste piccole prelibatezze. Buono! Comodo e non mi sporco le mani. Però è meglio se le metto sul piatto. Così è più buono. Esattamente 100 chicchi. È davvero fantastico. Ciò significa che avrò 100 chicchi da mangiare. Anche se ho mangiato solo melograno, sono comunque felice. Alex, tocca a te. Bisogna arrivare prima al gusto. Non è facile tagliarlo. Dai. Lo strappo. È terribile, Alex, ma sembri un maniaco. No, non sono un maniaco, ma voglio mangiare il melograno. Oh, che buono che è. Alex, è fuori di testa. Non è affatto così. Sto solo mangiando un delizioso melograno, tutto qui. No, vita in realtà. Potrebbe anche andare avanti per non perdere tempo. In effetti era ora che io mangiassi la mia pila. Mila, mi serve il coltello. Ecco a te. Come on! Awesome! Mangiare solo i melograni noiosi. Mi ricavo un delizioso succo. Guardate, che io ho una macchina per fare il succo di frutta. Così. Guardate. Ecco fatto. Che bello. E ora farò un buonissimo succo e lo posso bere. Ecco. Fatto. E adesso lo provo.
Com'è il sapore? È buona. Vita, ora anche il succo in faccia, Non è un problema. Posso liberarmi facilmente. Ecco fatto. Ecco, ho solo una lattina di Coca-Cola. E io ne ho tantissime. Guardate quante ne ho io! Sì, sì, guardate. Un'intera torre di lattine. Okay. Vabbè, mi bevo la mia. Così almeno non mi sento così sfortunata. La Coca-Cola ha sempre un buon sapore. Inoltre fa sì che lo stomaco parli sempre. Mi è venuta un'idea geniale per bere tutte le mie latine di Coca-Cola in una sola volta. Li apro e poi mi serve una cannuccia speciale che ho fatto un po' di tempo fa. È una buona idea! La Coca-Cola è così buona, dopo tutto. Sembra che qualcuno stia implorando di uscire. È un ruggito potente. Cosa ne pensate? Vabbè, sono un ragazzo, dopo tutto. Beh, mi piace più la Pepsi. Io ho ricevuto una lattina, che bello! Ma perché? Vabbè, allora lasciatela cadere. Almeno ora non devo raggiungere la cima. Scommetto che posso bere tutte le lattine di Coca-Cola in una volta sola. Beh, è facile. Che buona! Ci crediamo. Basta che non getti addosso i rifiuti, Dai, basta! Esattamente, sono lattina! Fa male essere colpiti in faccia con una lattina! Scusate, non posso smettere! Ecco, Mila, ma cosa sta succedendo? Sì, è tutto il gas! Dai, basta! Si salvi chi può! Questa è un'emergenza! Basta! Basta con la Coca-Cola! No, no, non ne voglio più! Basta! Ne ho bevuta abbastanza! Fate il cibo su Hahanom! Una sera fortunata! Ho un terapia di popcorn! Nick non ha così tanti! Però Giulia è la più sfortunata! Giulia comincia! Io ho un'idea! Devo fare la mia piastra per i capelli! Quello che mi serve! È venuto fuori, molto veloce e gustoso! Bello! Sono io il prossimo! Ucciderò questo popcorn velocemente! Nick, non hai detto che hai lavorato come chef? Scrivi questa ricetta, prendiamo questa padella e mettiamo il popcorn! Aspettiamo qualche minuto e ce lo godiamo! Wow, che esplosione, ragazzi! Mi fai riparo! Nick, è un'esplosione! Ricetta speciale per il popcorn. Mesco il bacco con il tabasco e lo faccio bere al migliore amico. Cos'è questo? Ma ora mi corre che serviva. Grazie, Nick. Caldo, caldo. È gustoso. Wow, guarda quante gomose hanno Barbara e Nick. E Giulia ne ha solo uno. Perdente. Nick, sono andato giù e non è in mente scherzi. Prendi questo. Ma perché così? Allora mi vendicherò. E cosa stai facendo? Metti il cacciavite nell'occhio? Che schifo! Giulia, se vuoi puoi mangiare il mio occhio. Cosa? È davvero il tuo occhio? Sì, prendilo. Dammelo. Barbara, sai che te hai mangiato l'occhio di Nick? Ti salverò. Una tazza di caffè al mattino per vedere se è proprio quello che ci vuole. Cos'è quello? Occhio! I ragazzi sono dei veri furloni. Ora tocca a me. Che buono! Potrei mangiarle per sempre. Che appetito! Wow! Questa sì che è la vincita. Che bello! Nick, facciamo tutto in fretta. Puoi condividere con le ragazze, per favore? Sono così affamata. Almeno uno, per favore. No, sono miei. Nick, non puoi mangiare così tanto anche come se tutti insieme. Troppo tardi. Ora potrai vedere tutti gli scherzi che le ragazze faranno. Oh, che
che schifo! Non posso mangiare tutto questo? Portalo via! Solo uno? Ce la farò! Cos'è quello? Ragazzi, mettetevi d'accordo, potete farcela. Comincio io per prima. Barbara, questo è un seme, tu dovresti mangiarlo, devi piantarlo. Cosa? Barbara, attenta dove lanci. Ora ti pianto. Cresci. Come on! Perché non cresci? Barbara, devi aspettare un po'. Dagli del tempo. Io lo comincio per primo. Bisogna mangiare in fretta per non sentire il sapore. Che schifo! Devo sbarazzarmi in fretta di questo cattivo sapore. Ecco cosa mi serve. Beh, lo prendo in prestito, ho bisogno di annaffiare la mia pianta. Dai, cresci! Un terremoto! Nascondetevi! Non preoccupatevi, era solo un seme di Barbara che cresceva. Ora Barbara ha la sua pianta di broccoli. Che schifo! Odio i broccoli! Schifo. No! Barbara, dovresti lavarti. E tu dovresti mangiare i tuoi broccoli. No, tutto sarà nei broccoli. Ma io non devo. Come sbarazzarsi di questo? Guarda, c'è un polpo. Giù, sai che tutti gli scherzi hanno il loro principio alla fine. E Nick ne ha una pronta che ti aspetta. Era così gustoso? Prendine ancora un po'. La prossima volta non cercherai di ingannarci. Patatine fritte. Sono così felici. Sono davvero gustose. Ma aspetta, Julie non è stata fortunata. Ha solo una piccola patatina. Che buona. Così poco. Ora tocca a me. Barbara, prestami per favore delle patatine. Cosa? No, almeno una. Certo. Prendi un po'. Ci sei cascata. Ti faccio vedere adesso. Sta la musica su Barbara, molto piccante. E molto piccante. Barbara, aspetta, no, se poi ci devi pescare. No, con il ketchup. Sto meglio. Va bene. Okay. Basta questo ketchup. Attento alla patata di fritte. O non si ne rimarrà nessuno. Cosa? Sono così buono, grazie. Hai mangiato tutte le mie patatine. Prendi questo. Dai, non sarei arrivato. Sarebbe attento la prossima volta. Wow, una grande lezione di Pringles. E Nick è super fornata. E Barbara ha un'intera piramide. Troppo bello. Ma Giulia ne ha solo uno. Ed è così piccolo. Adesso sistemo le cose. Ok, così meglio. Non si aprono. Stai attento, non romperti i denti. Io ho un uomo della sega. Attento, non tagliarci. Vabbè, qualche taglio ed è aperta. Guardate. Nick, apri la bocca e le mangerai. Che buona. Nick, attento. Nick, stai bene? No. Vabbè, vado io. Barbara, dai, stai attenta. Dai, dove lanci? Cosa ho perso? Dai, Nick, sei là, Barbara, qui sta vendendo le bombe dappertutto. Giulia, dai, abbassa. Io c'ho un casco, io non ce l'ho. Stai attento,
Barbara, tieni meglio il tuo tour. Ha funzionato. Cosa è successo? Luna è stata di nuovo sfortunata. Ne ha uno solo. Vabbè, e Nick ha tantissimo schifoso. E Barbara ha di tutti i colori. Solo una è così piccola. Silenzio, io non è. Non sono sicuro che funzionerà, ma sei libera di provare. Come on! Wow, è bellissimo. Così va meglio. Awesome. Wow. Che buono. Potrei mangiare Skittles per sempre. Wow, forte. Nick, tocca a te. Guarda cosa sa fare. Wow, sei davvero pieno di sorprese. Ma devi esercitarti un po', eh? No, è mio Skittles. Oh, ma io so chi ha dato Skittles. Nick, non credo che a Barbara piacerà questa idea. L'importante è che non si accorga. Giù le mani! È mio! Allora, da dove devo cominciare? Comincio? Vabbè, non so scegliere. È così difficile. So! Cos'è? Sì, è un algoritmo, metterò a scegliere il colore. Allora, abbiamo quello che serve. Inizierò con il verde. Okay. Che buono! Buonissimo! Adoro gli Skittles. Voglio provare tutti i gusti tutti insieme. Che buoni che sono! Cos'è cosa c'è qui? Cos'è questa? Wow! Questo è un Skittles gigantesco. Ma è così grande, probabilmente è super gustosa. È vero, è molto saporita. E ha una sorpresa. Ragazze, preparate le mani. Ce n'è per tutti. Wow, il Twix è davvero delizioso. Ok. I ragazzi hanno l'ora di iniziare questa sfida. Io sarò la prima. Puoi stare più attenta? Io ho un'idea. Sì, stai attenta, taglierai tutto. Pronto. What? Ups. No. Che buono. Potrei mangiarli per sempre. Sei così sporca che bisogna fare un bagno ora. Io sono la prossima. Wow, ti sei occupata di quelli in volo più velocemente. Che buono. Ma manca qualcosa. Il latte caldo è proprio quello che ci serve. Wow. Questo è un vero cocktail. Così bene insieme? Ora io. Da un vero muro fatti di Twix. E ora lo butto giù. Dove sono i miei attrezzi? La Nutella. E che cosa mi serve? Farò un grattacielo di Twix. Non devi lasciare la ragazza solo con i tuoi Twix. No. Cosa sta succedendo? No! Nick, stai bene? Oh, l'alvetto!